Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Siamo di nuovo in Viarno? Eccoci qua, il nostro tubo, eccolo qua, vedi? Ormai il nostro amico qua, è questo, io lo chiamo tubo simpaticamente, ma è un cavo che porta la corrente da mesi. Un tubo che porta un cavo, dai. È un tubo che porta un cavo, da mesi in via Tanaro e parte anche in Viarno, sì. Dopo che ci fu un problema elettrico, dopo un'ondata di maltempo nei mesi, diversi mesi fa, sì. L'Enel aveva detto ai cittadini residenti, come adesso che vedremo che ci avevano spiegato, aveva detto che era una cosa provvisoria di qualche giorno, invece sono passati dei mesi, c'è questo cavo che vedi passa sopra l'albero entra dentro, insomma in un modo che adesso andiamo a rivedere, perché sì. Poi lo abbiamo chiesto come promesso una risposta a Enel e tra poco sentiremo, anzi vi leggeremo che risposta ci ha dato e se secondo te può essere di buon auspicio. Ma prima rivediamo qual è il contendere. Okay. Settembre dell'anno scorso c'è stato, dopo una giornata di pioggia, c'è stato un guasto in tutto questo, diciamo, territorio, fra via, in tutto questo abitato, fra via Arno, dove siamo, e via Tanaro. Tutte le abitazioni sono andate al buio, letteralmente al buio. Dopo un po' di tempo sono venuti gli operai dell'Enel, va bene, hanno fatto questo lavoro provvisorio, da questo, perché avevano detto che era entrata l'acqua in una centralina che dava corrente a questo abitato, va bene, all'intero abitato, e allora hanno detto, dice, facciamo questo, prendiamo la corrente da questa centralina e colleghiamo i vostri palazzi. Dice, sarà un lavoro provvisorio, quanto prima verremo a fare il lavoro definitivo. È da settembre il lavoro, siamo a maggio. A metà maggio è diventato definitivo questo. Quindi da qui diciamo tutta via Tanaro è illuminata da questo da questo cavo qui. Ma da questa centralina qui. Però qui si attraversa, vedete, gli alberi, c'è un giardino dove ci sono i giochi anche dei bambini, quindi insomma, onestamente, ecco. Allora, siamo all'interno del condominio e ecco, così seguiamo la strada di questo cavo. Di questo cavo. Signora, qui com'è la situazione? Che situazione è? Una situazione incredibile. Certo, io volevo telefonare a Striscia la Notizia, perché se questo caso non si risolve. Da settembre che va avanti. Da settembre. È pericoloso, ci sono i bambini che giocano, c'è le persone anziane come me che a volte cascono, si attaccano a quel tubo lì, è pericoloso. Ma poi ce l'attacco. E questo arriva ai contatori giù. Sì, guardi. Tutto aperto, vedi? È aperto, tutto. E qui ho risolto io, Della finestra aperta. Sì, era tutto aperto. Hanno lasciato tutto aperto. Capito? Tutta questa roba in giro qui. Avete voi provato a richiamare l'Enel? Si è provato 5 volte, 6 volte, non le dico quante, sono venuti sempre le stesse cose. Dice che c'è 3 palazzi qua su, tutti che hanno questo problema, però non si risolve. Allora, come promesso, noi abbiamo chiesto a Enel, ringraziamo l'ufficio stampa di Enel, in particolare la gentilezza e la grande disponibilità del collega Riccardo Clementi, che quando abbiamo bisogno per sottoporre, è successo poche volte però con i lampioni e poi la cosa si è risolta, adesso con quest'altro problema, ci ha risposto quasi subito e la risposta di Enel è questa: stiamo richiedendo le autorizzazioni per effettuare un ripristino definitivo, realizzando un nuovo tratto di cavo elettrico interrato. C'è una soluzione provvisoria, il cavo è isolato per cui non rappresenta un pericolo. Stiamo cercando di procedere rapidi per avere le autorizzazioni di scavo e posare il nuovo cavo definitivo. Quindi il problema è, penso, come le cose in Italia, insomma, attendere l'autorizzazione per lo scavo e quindi poi procedere. È da settembre? Sì. È quasi un anno. Se i tempi sono questi, c'è da attendere un altro anno, non ho capito. Perché il problema sicuramente questo cavo è stato messo in sicurezza, questo non discuto che ci siano problematiche di pericolosità, ma l'invasività che ha nelle casse è veramente paurosa. Come si vede anche nel filmato, entra dentro, ha rotto una finestra, ha tolto il vetro,
quindi c'è stato messo al posto del vetro un po' di nylon dagli inquilini, altrimenti sono d'inverno, congelavano le scale, e poi passa attraverso le scale e va a finire ai contatori. Quindi che sia in sicurezza questo non si discute, ma che sia invasivo veramente lo è. Quindi ridiamo la possibilità a questa gente di poter usufruire dei loro spazi e dei loro luoghi in maniera decente, così come si conviene a qualsiasi proprietario di un immobile, e non avere un cavo che attraversa tutte le scale così veramente in modo precario. Il problema va risolto. Quindi, che lei ne sia da fare avere questa autorizzazione per fare questo scavo in modo tale da poter ristabilire una situazione veramente normale, perché questa non è nella normalità. Comunque noi torneremo a seguire, perché insomma è particolare, sinceramente non mi aspettavo di trovare, quando siamo stati chiamati dall'amico telespettatore, no, di trovare una situazione di questo tipo. Comunque l'Enel ci ha garantito che ci sarà una risposta definitiva a questo problema, per cui adesso magari tra 15 giorni torniamo a vedere. Ma sarà troppo presto. Vabbè. Torniamo anche fra un mese. Come sei pessimista. Guarda, io sono convinto che tra 15 giorni c'è qualche novità. Speriamo, mi auguro che abbia ragione te. E dopo andremo a suonare alla signora simpaticissima che abita qui e gli diremo... Visto come siamo stati bravi. Bravi, esatto. Noi, e logicamente lei nella rispondere. Esatto. Bene, ci vediamo domani.